Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuti a una nuova puntata. Abbiamo ospite una cantante in fase di studio del doppiaggio, perché comunque vada è ancora all'inizio del mondo del doppiaggio, e Fiori di Luna, perché a questo punto usiamo il nome di arte, e è esperta anche in cosplay. La prima domanda sorge spontanea. Prima cosa, perché Fiori di Luna? Quando scelsi il nome Fiore di Luna ero decisamente agli inizi e iniziai ad essere chiamata da varie fiere del fumetto italiane, non soltanto nel Lazio dove vivo a Roma, ma anche a Nord Italia, al Sud Italia. Quindi, dal momento che mi iniziavano appunto a chiamarmi come guest, come ospite, mi chiesero di creare un nome d'arte per non chiamarmi Francesca Buttarazzi, perché purtroppo Buttarazzi è un cognome un po' cacofonico. Quindi nella fretta, tra virgolette, di trovare questo nome d'arte, avevo appena visto la serie dei Cavalieri dello Zodiaco, e c'era appunto il personaggio di Shunrei, in giapponese, in italiano Fiore di Luna, che appunto è una croce rossina. Io ho in comune con lei, diciamo, la mia indole da croce rossina, motivo per il quale, tra l'altro, fra le varie cose che ho fatto nel corso degli anni, c'è anche una laurea in infermieristica, così tanto perché non ci si annoia mai. Quindi ecco, appunto, decisi di scegliere questo nome perché mi rispecchiava molto. Fiore di Luna è la dolce metà di Sirio il Dragone, quindi comunque non è il classico maschio alfa, anzi è quel tipo di maschio omega che però secondo me risalta molto di più rispetto a "guardatemi, io sono il più figo", magari il protagonista della serie. E intanto parliamo del mondo del cosplay. Come, quanto è difficile realizzare un cosplay inerente al personaggio, ma soprattutto le difficoltà che c'è nella realizzazione, poi mettere in pratica un personaggio che è in 2D, che in realtà non è spesso volentieri in 3D. Sì, nel senso, io non faccio parte di... ci sono varie categorie. Dire cosplay significa tutto e significa niente. Ci sono tante categorie di cosplayer. Cosplayer non significa niente, significa soltanto costume play, quindi interpretare un costume, giocare con un costume. Per quanto mi riguarda, io non sono una cosplayer prop maker o comunque costumista sarta e via dicendo, ma sono più che altro una performer, quindi io non mi occupo della realizzazione di cosplay, bensì della messa in atto dell'esibizione o quant'altro, motivo per il quale sono più etichettata come attrice cantante che indossa un cosplay piuttosto che altro. Nonostante agli inizi anche io cercai di realizzare da sola le mie parrucche, costumi e quant'altro. Infatti, Jasmine, il costume con il quale sono andata in scena a Sorrento con Claudio Insegno, il fratello di Pino, quel costume di Jasmine che ho tuttora l'ho realizzato io a mano. Però appunto non sono una sarta professionista, non mi interessa diventare una sarta professionista, quindi so fare quel minimo sindacale per poter dire ok, ho risolto il problema, però quando si tratta di costumi molto articolati, mi faccio aiutare, ovviamente ho delle sarte di fiducia come dire, mi rivolgo quando ho bisogno di avere quel costume perfetto, gigante, che sembra un confetto vivente. Sei cantante, detto, Esatto. oltre che fare le canzoni abbiamo scoperto che oltre a fare canzoni dei cartoni animati, sei stato ospite a una trasmissione, abbiamo visto. Qual è stata la sensazione, l'emozione che hai fatto quando ti sei vista quella muro davanti, quelle 100 persone che inizialmente stavano sedute, ma poi alla fine si sono alzate tutte per Davvero. cantare la tua canzone, cioè la tua canzone Davvero. che in quel momento, che sensazione hai provato? Ma guarda, il punto è che oggettivamente io avevo già
venivo già da 3, forse anche 4 anni di concerti anche abbastanza importanti dal vivo, in cui chiaramente cantavo cover, quindi canzoni di altri autori dei cartoni animati. Però, come dire, ero abbastanza abituata ad avere un pubblico di un certo numero, ecco, ma non avevo mai cantato con un muro di persone, perché un conto che hai delle persone che sono posizionate in orizzontale è un conto in verticale. La sensazione più che altro è di, come dire, di sentirsi piccoli, perché nel momento in cui arrivi, perché poi chiaramente non possiamo vederli prima, non potevamo vederli prima della messa in onda, quindi entri lì e per la prima volta ti trovi davanti ad un muro di 100 persone, sei lì e guardi e fai: oh mamma, aiuto, dove sono? Capito? Cioè, più che altro quella sensazione di quanti sono, wow. Poi chiaramente quando sono in verticale, tra virgolette, soffri un po' di più la sensazione di quella persona che non si alza, mentre in orizzontale alla fine è come se avessi una quarta parete, come nel teatro, nel cinema, hai una quarta parete che non viene rotta. Dipende poi, dipende che tipo di spettacolo è. Però ecco, cerchi di mantenere un distacco e tu vai per la tua strada. Al massimo da alcune persone del pubblico cerchi di avere un feedback, ma in linea di massima vai come un treno per quello che devi fare. Come dire, con i giurati in verticale è molto più difficile ignorare il fatto che magari quattro persone sono seduti e ti stanno ignorando. È molto più complesso far finta di non vederli, perché li vedi per forza, sono lì davanti a te, e invece come dire, in orizzontale è un po' più semplice. E poi è andato, abbiamo detto, tante canzoni di cartoni animati, ma in realtà hai prodotto anche due canzoni. E infatti, gli ultimi brani sono cantati in italiano. Nella realizzazione dei due testi nascono, in questo caso, nascono prima le parole, nascono prima la musica, oppure accidentalmente nascono insieme. Allora, io appunto dopo il Together Now, grazie a Giuseppe, che è un paroliere, ho avuto modo di conoscere Devil, Alessandro D'Alessio, il mio producer, il mio attuale producer. Ormai sono 5 anni, 4 anni, sono tantissimi, che creiamo canzoni insieme. Lui si occupa della realizzazione di tutto quello che ha a che fare con la musica, quindi vari strumenti, suoni, eccetera, e io mi occupo delle parole, tranne nei casi in cui magari lui ha delle idee ben specifiche e allora è lui a indirizzarmi verso una qualcosa. Poi appunto io purtroppo faccio parte di quei cantanti che hanno di indole un tipo di approccio un po' più soft alla musica, però è chiaro che la musica ha anche bisogno di quelle note un po' più up, un po' più divertenti, ecco. E quindi su quello mi faccio aiutare anche un pochino da Alessandro. Infatti gli ultimi inediti, fra cui anche Sì o No, è andato anche molto bene, è finito in un sacco di playlist, quindi sono anche molto soddisfatta. Sì o No, chiaramente nasce più che altro come dire, dall'influenza di Devil, che voleva alleggerire un po' i miei testi, che sono sempre molto impegnativi, impegnati, e quindi molto un po' pesanti. Invece cerchiamo di alleggerire, cerca sempre lui un pochino di alleggerirmi, ecco. L'utilizzo delle parole preferisci essere un po' più prolissa oppure come nell'inglese, perché tu canti anche in inglese, un po' più sintetica, perché l'inglese si dice musicalmente più adatto. Io sono, come avrai notato, una persona abbastanza prolissa, perché poi nel momento in cui si è molto asciutti e poco prolissi, si è avari di parole, a un certo punto magari si viene fraintesi, qualcosa appunto viene travisato, quindi secondo me è meglio essere un pochino più, come dire, generosi di parole, di concetti, così che si lascia un po' meno spazio all'immaginazione.
più cantata in inglese, dove comunque il brano è molto bello, Alice, oppure cantare in italiano. Come preferisci? Io preferisco cantare in italiano. Sto studiando l'inglese anche con Robert Steiner, che è un grandissimo attore, ha lavorato anche nel musical di Notre Dame de Paris, quindi comunque sto cercando di, come dire, rendere più mio l'inglese. Chiaramente si parla un po' di inglese americano, perché l'inglese british l'abbiamo tutti quanti imparato un po' a scuola, chi più chi meno, mentre l'inglese americano è ancora un'altra cosa, ancora, è un'altra lingua praticamente. Le vocali si leggono in un altro modo, e quindi ears, si legge gli ears come se ci fosse una GL prima. Ci sono un sacco di regole che comunque devono essere seguite, ecco. Consiglio che ti ha dato migliore che pensi che alla fine ti potrà essere utile anche nel tempo? Il tuo insegnante d'inglese? Quello di continuare a guardare serie TV in inglese, se troppo complesse, sottotitolate. Io ho un pochino di difficoltà con le serie TV, nel senso che sono più un tipo da film che da serie TV, perché ho questa patologia che se inizio una serie è veramente difficile che io riesca a fermarmi, e quindi mi ritrovo magari una notte che la faccio completamente in bianco a guardarmi la serie, col fatto che voglio evitare che accada ciò. O ci sono due soluzioni: o ci sono le serie che stanno uscendo in divenire, e quindi posso fare esempio di anime o comunque altre serie sulle varie piattaforme, oppure ecco, magari andare più che altro sui film, che sono quei film storici. Per quanto col fatto che amo il doppiaggio, guardarli doppiati, considerato tutto quello che si sa, no? Che il doppiaggio negli ultimi anni è stato molto velocizzato, parlo del processo del doppiaggio, quindi tutto quello, l'ingranaggio, tutto quello che ci ruota intorno. E quindi da un lato dici voglio vederlo in inglese subato, dall'altra dici però guarda quanto lo doppiavano bene, che avevano i tempi per guardarlo, riguardarlo, riprovarlo, poi doppiarlo, poi e quindi sono sempre lì che sono un po' indecisa, vabbè, facciamo che lo guardo in italiano e poi la prossima volta lo guardo in inglese. Quindi la difficoltà, il miglior consiglio è anche quello più difficile da seguire, perché poi alla fine è complicato, ecco, non voler ascoltare quella voce. Dario Penne, non lo so, tutti quei doppiatori che hanno fatto veramente la storia, nel senso, adesso chiaramente non abbiamo più, perché non ci sono più. Tu hai citato il mondo del doppiaggio, il doppiatore, perché ci ascolta, ricordiamo cosa fondamentale, che il doppiatore è una specializzazione del mondo attoriale, non ci si improvvisa, ma bisogna studiare. Infatti, stai studiando e hai iniziato facendo una voce di un personaggio Barbie, non Barbie, che poi in realtà hai dato la voce cantata, ma hai iniziato con perché piccoli personaggi. E anche nelle fasi del brusio, qual è a quel punto, qual è la prima emozione che hai avuto la prima volta in cui ti sei messo davanti a un leggio e davanti c'è avuto lo schermo e hai avuto un direttore del doppiaggio che ti ha dato il via ti si è accesa la luce rossa per iniziare a doppiare? Allora, la prima volta che entrai in uno studio di doppiaggio fu nel 2016 con Valerio Gallo Curcio, e quindi quando insieme a Mirko Fabreschi registrammo la sigla delle Sailor Moon. Infatti l'unica sigla delle Sailor Moon non doppiata, non cantata dalla D'Avena è stata cantata da me e altre quattro ragazze. E appunto quella fu un'emozione molto, molto forte, anche perché io ero agli inizi e, appunto, non essendo figlia d'arte, non avendo dei riferimenti veri e propri per quanto riguarda appunto la recitazione e la dizione e quant'altro, mi ritrovai a un certo punto che, se si ascolta attentamente la parte in cui
ho la solo perché essendo quattro ragazze che cantavano, 4-5, però non ricordo, praticamente ognuna di noi aveva una frase in particolare, ok? Il pianto che mi accarezza il viso, gli occhi che sembrano bruciare come un tuono per forte qualcuno. Sì, eravamo cinque. Io avevo la luna ascolta. La luna ascolta, ascolta, ha una S. E io vengo da una zeppola, io faccio parte di quelle persone che naturalmente, come proprio purtroppo caratteristica, vuoi anche per l'apparecchio che ho usato per tanti anni, eccetera, avevo una zeppola, quindi avevo la S molto th, quando metti lo spagnolo, capito? Quindi cosa succede? Nel momento in cui devi dire ascolta, e devi nascondere questa S, è un po' complicato. Quindi quella volta, per esempio, mi aiutarono tantissimo con il de-esser, perché poi alla fine ci sono anche tanti modi per aiutarsi. Però ecco, lì fu un'emozione molto forte perché mi ritrovai con questa frase da solista, che appunto io venivo dal niente perché avevo fatto teatro, avevo fatto coro, avevo fatto lezioni di canto, però è un conto aver fatto appunto un certo tipo di lavoro, è un conto trovarsi da alleggio in cui non è che, come dire, puoi dire, vabbè, è andata un po' malino, però la prossima volta va meglio, no? Deve andare bene, punto. Quindi chiaramente mi ritrovai come se fosse appunto un muro, sempre torniamo al nostro muro, in cui dissi, ok, ora stavolta è andata, io lo sento, ogni volta che riascolto quel brano mi accorgo subito che lì c'era della difficoltà da parte mia. E quindi lì mi resi conto che volevo iniziare a studiare seriamente, perché chiaramente stavo facendo appunto un percorso, quello della laurea che presi un po' per me, un po' per i miei genitori, e quindi lì dissi, ok, voglio iniziare a studiare. E quindi poi iniziai a prendere lezioni di dizione da Manuela Cenciarelli, che è la voce italiana di Jasmine del cartone di Aladdin. La sorella di Maura, che è una grande direttrice del doppiaggio. Ah. E invece poi dopo hai incominciato a entrare, poi successivamente è arrivato il Covid e in sala Sì, vi siete trovati esatto. da soli. Trovarsi da No, soli. nel COVID è ancora peggio perché se sei una persona che doppia, come dire, se rientri in quelle persone che doppiano già da molto tempo, tipo per quanto riguarda appunto il doppiaggio cantato, io ho continuato a doppiare anche durante il secondo lockdown, per dirti, perché appunto venivo chiamata al turno e andavo a doppiare, e in quel periodo feci i tre provini che vinsi per poi cantare la canzone di Chelsea, la sorella di Barbie, nell'ultimo film delle Barbie. Mentre nel parlato, se sei agli inizi, era in quel periodo le porte erano completamente chiuse, perché chiaramente si preferiva chiamare quel gruppo molto ristretto di persone che magari lavoravano da molto più tempo. Capito? Quindi, per quanto riguarda il doppiaggio parlato, tutte le persone che in quel periodo stavano iniziando si sono completamente sentiti, come dire, allontanati da tutto quel mondo del doppiaggio, perché chiaramente con le restrizioni e via dicendo era ancora più difficile avvicinarsi. Il consiglio che ti è stato dato da un direttore di doppiaggio ti è stato utile e che ti è utile nel tempo per anche migliorare tecnicamente e non solo tecnicamente, perché voi dovete dare anima al personaggio. Mi è stato detto una frase molto bella, che è quella del doppia gli occhi e non la bocca, perché magari uno cerca sempre di rincorrere, si dice, rincorrere il sync, perché poi, voglio dire, ci sono delle lavorazioni che vediamo anche sulle grandi piattaforme che non sono completamente a sync, perché magari ci sono delle cause di forza maggiore che non permettono
la realizzazione della clip completamente a sync, dell'anello completamente a sync. Quindi ecco, piuttosto che rincorrere un po' il labiale, eccetera, cerca di guardare gli occhi e cerca di attaccarti a quelli. E hai assistito a delle sezioni di doppiaggio? Osservando i tuoi colleghi, come qualche collega tuo mi ha sempre detto, noi osservando cerco di capire, non rubare il suo stile, ma capire il suo modo di lavorare anche dall'atteggiamento degli occhi, del viso, della bocca, per poterlo fare mio e utilizzare le mie caratteristiche. Allora, io per quello ti stavo parlando prima della difficoltà di iniziare, perché sembra un qualcosa di scontato, ma non lo è. E nel momento in cui non sei figlia d'arte o non sei, come dire, portata in uno studio da un fonico, un assistente di sala o da un direttore barra doppiatore stesso, chiaramente è molto difficile anche assistere. Io iniziai, ormai ho iniziato ad avere a che fare con il doppiaggio parlato da un anno, ormai è un anno e un mese che ho iniziato. E appunto cosa successe? Successe che nei primi tempi cercavo di chiedere la possibilità di assistere, ma non era così scontato, anzi era molto molto complesso, perché nel momento in cui appunto è vero che il Covid è finito, ma alcune restrizioni sono ancora in essere. Quindi ciò significa che nel momento in cui io sto iniziando e quindi ho bisogno di vedere come si approccia alle G un professionista, una persona che lavora al doppiaggio da quando aveva 3 anni, che è normale, è ovvio che il mio livello non può nemmeno pensare di essere all'altezza di una persona che si approccia alle G.O. da quando veramente aveva 3, 4, 5 anni. È chiaro che c'è una disparità importante di livello, perché poi bisogna sempre valutare anche queste caratteristiche, queste variabili. Chiaramente cosa succede? Anche assistere fu molto complesso. Io appunto iniziai appunto ad avere a che fare con gli studi, eccetera, ma il primo turno al quale assistì fu a settembre, praticamente da maggio. La prima possibilità che mi diedero di assistere fu addirittura a settembre, quindi stiamo parlando di diversi mesi e ripeto, non avevo conoscenze, non avevo aiuti, fra virgolette, e quindi piano piano, a forza di farmi vedere interessata ad imparare, eccetera, iniziai finalmente a guardare gli altri professionisti. Ma non si tratta, io non credo più che altro di guardarli, non si tratta di imitarli o comunque rendere propri, non è tanto quello, almeno personalmente, è proprio veramente vedere come si approccia un professionista alle G.O. Davide Perino, che ormai conosco da anni perché andava al liceo, alle medie con il mio compagno. Davide Perino si approccia alle G.O. in un certo modo, si porta la sua matita, il temperino, l'evidenziatore e ha il suo modus operandi, che poi appunto a forza di vedere, no, i vari doppiatori, ho trovato il mio. Ho un piccolo astuccio con dentro linear, quindi delle cuffiette, di cui una appunto non utilizzo, e quindi ne uso soltanto una, come è normale al doppiaggio, con una penna, una matita e un evidenziatore. Punto. Però chiaramente si tratta proprio di vedere come approcciarsi, perciò dicevo, è un conto che sei sempre andato in bicicletta. Spesso i doppiatori fanno l'esempio della bicicletta, perché in realtà è qualcosa di molto immediato. È un conto che tu vai in bicicletta da quando hai 5 anni e per te è una cosa banale, cioè è veramente. Perché dovrei emozionarmi di andare in bicicletta? Lo so fare da quando sono piccolo. È un conto che inizi ad andare in bicicletta dopo aver studiato tanto per andare in bicicletta, dopo che sogni tanto quella bicicletta, dopo che sogni tantissimo di fare quella gara in bicicletta, perché alla fine i primi provini sono tutti quanti delle gare, almeno tutti noi che abbiamo iniziato da poco, viviamo i primi provini come delle gare, perché vogliamo arrivare a quel punto lì, vogliamo far vedere che siamo pronti per fare quella cosa lì. E
Quindi è bello vedere come lavorano gli altri professionisti per vedere come si approcciano, perché appunto è un lavoro, tra virgolette, tecnico. Infatti sì, hai ragione nel dire che spesso, molto spesso, gli attori sono doppiatori, o meglio, i doppiatori hanno a che fare con gli attori, ma non è sempre così. Ci sono doppiatori che hanno iniziato da molto piccoli, quindi che hanno imparato e assimilato quella qualcosa, quella tecnica che serve per essere un valido doppiatore, e che magari non hanno mai fatto uno spettacolo a teatro, né tantomeno cinema, né tantomeno una scuola, perché hanno imparato a fare quella qualcosa molto bene e magari non gli interessa, non hanno bisogno di fare teatro, cinema, che via dicendo. Effettivamente hai detto bene, perché tra i vari personaggi che abbiamo incontrato hanno tutti, alcuni hanno come Cigliano e tanti altri detto questa cosa. E invece l'emozione che provi, le sensazioni che provi quando scesa al palco, chiaramente incontri bambini, ma bambini adulti che ti vedono e ti sorridono, ti vorrebbero fare anche qualche domanda, ma in realtà quella domanda non te la pongo, però il tuo modo di parlare, il tuo modo di rispondere, vedi i tuoi occhi, i loro occhi che sono sorridenti, felici, come se tu prendi, come se loro ti avessero fatto la domanda, ma in realtà non te l'hanno fatta, ma l'hai resa felice. Qual è la tua sensazione in quel punto? Guarda, è praticamente il motivo per il quale ho iniziato ad avere a che fare con gli spettacoli per bambini, perché poi appunto sto cercando di portare avanti varie cose, varie strade, fra cui c'è quella dei Party Princess, no? E che non sono altro che una pratica americana che è stata presa e portata in Italia. Non c'è nessuno che l'ha inventata qui in Italia, semplicemente abbiamo preso spunto, ciascuna di noi che lavora in quest'ambito, dall'America, perché poi questo accade non soltanto in altri ambiti, ma anche in questo qui. E quindi vedere il bambino che è così contento nel realizzare che tu sei vera, perché magari appunto ora mi è venuto in mente con le tue parole quando appunto canto negli eventi privati, quindi magari nei panni di Elsa, nei panni di domani ho Belle, Elsa e Ladybug. Quindi ho mattina, primo pomeriggio, pomeriggio tardo, tre eventi diversi con tre personaggi diversi. Ovviamente a livello di stress, stanchezza, è una stanchezza infinita. Però poi vedere il bambino che è contento e vedere i loro sorrisi chiaramente ti ripaga di quella stanchezza lì. È bello vedere l'affetto dei bambini che sono chiaramente contentissimi di vedere che non era una bugia, che così come Babbo Natale è vero, in quel caso diventa la principessa è vera, la supereroina è vera, non era soltanto nella televisione, quindi è veramente in carne ed ossa. Hai visto mamma canta, è lei, e questo vale per appunto per gli eventi privati per bambini, ma può valere anche appunto sul palco, in cui io in realtà sul palco mi rendo trasparente, mi metto un po' a nudo, racconto veramente chi sono, che è un po' il mio spettacolo Nerdvolution che farò anche questa domenica a Palombara Sabina. Quindi cerco un po' di fare praticamente l'opposto di quello che faccio con i bambini sul palco, perché mentre con i bambini io sto fingendo, ma fingo in un certo modo, e quindi io sono convinta della mia finzione, e quindi i bambini alla fine credono che quello che vedono sia reale, e invece sul palco faccio l'esatto opposto, tolgo qualsiasi tipo di finzione e cerco di farmi vedere veramente per quello che sono, per una persona che si rimbocca le maniche e che lotta giorno dopo giorno per i propri sogni. A questo punto noi intanto ci diamo appuntamento a luglio a San Benedetto, a San Beach Comic. A questo punto ci inviti a San Benedetto ad essere ospiti, i tuoi ospiti. Ovvio. Io, beh, come forse avrai letto, presenterò tutti i vari ospiti del programma dei 2 giorni del Sun Beach Comics. Quindi sono chiaramente contentissima di essere lì
per il secondo anno consecutivo a San Benedetto del Tronto, che è una località molto molto graziosa. L'anno scorso coincideva anche con il mio compleanno, quindi festeggiai il mio compleanno direttamente a Sun Beach. E beh, sicuramente se volete essere ospiti, a me fa molto piacere, sicuramente ci troveremo un incastro per poter presentarvi. Noi ti ringraziamo e ci diamo appuntamento a San Benedetto e a questo punto ci mancano soprattutto due cose fondamentali: i tuoi indirizzi, dove poterti raggiungere, poterti conoscerti, perché sei veramente dolcissima, e i saluti finali. Yes, allora io appunto come dicevo porto avanti due binari paralleli, quindi la Francesca un po' più professional e più ecco accademica, che è il profilo Francesca.Buttarazzi, che è un po' più professionale, ecco, in cui c'è l'attrice, il doppiaggio e basta. E poi invece dall'altra parte non c'è la Buttarazzi, ma c'è Fiore di Luna, quindi il profilo in cui metto un po' il cosplay, un po' gli eventi in cui presento da nerd, un po' i miei inediti che ormai sono ad 1 ora e 13 minuti su Spotify, è tantissimo, ho detto, non credevo sarei mai arrivata a così tanto. Quindi appunto con Francesca Buttarazzi e Fiore di Luna mi trovate praticamente in quasi tutti quanti i social. E poi, aspetta, mi sono persa qualcos'altro, i saluti. I saluti, mi sento come alla posta di Sonia, che è un programma che noi di Roma seguivamo con piacere quando eravamo piccoli. Saluto tutti quelli che mi conoscono, mamma e papà. Chiaramente ringrazio tantissimo tutte le persone che mi seguono, che mi hanno resa quello che sono oggi, perché quando si inizia, ripeto, senza avere una zampata, come direbbe qualcuno, o comunque un aiuto, una spinta, chiaramente il supporto da parte delle persone che ti seguono, che ti vogliono bene, che credono in te, secondo me è fondamentale. Quindi se sono arrivata dove sono ora, che non è chissà dove, è semplicemente uno step, un gradino della scala che sto piano piano percorrendo, e anche grazie a tutte le persone che mi seguono e mi hanno seguita e spero mi seguiranno. Quindi grazie veramente a tutte le persone che mi supportano, ecco. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.